dopo verità, qualità e salute nel piatto, aggiungiamo anche un po' di arte nel ristorante. Quella con la A maiuscola però, perché per distinguere un locale serio dai troppi dove oggi si può somministrare cibo, occorre marcare la differenza. Se è fondamentale farlo alzando il livello della professionalità in cucina ed offrendo precise garanzie al cliente in termini di sicurezza alimentare e tracciabilità del prodotto, ugualmente importante porre attenzione anche al servizio e a rendere piacevole e interessante lo stare a tavola, dall'arredo all'ambiente, dal buon gusto alla cultura. Un aiuto fondamentale può quindi venire dagli artisti, che da sempre sono uno dei punti forti dell'immagine italiana nel mondo. L'arte è stata tradizionalmente la motivazione principale del turismo in Italia, ma oggi enogastronomia e ambiente le si sono affiancate, superandola. Perché non cogliere allora l'occasione per fare dei ristoranti le sedi di rappresentanza vera del meglio che l'Italia può offrire oggi? E così, insieme ad una cucina di qualità, offriamo ai consumatori la possibilità di gustare anche un po' di arte. Non limitiamoci a deliziare il palato, pensiamo anche agli altri sensi dei clienti. Certo, molti cuochi hanno pensato di prendere la scorciatoia e di autonominarsi artisti. Per alcuni certamente può essere vero, ma la vera arte in cucina è piuttosto alto artigianato e capacità di migliorare ogni giorno i piatti. E già questo fa comunque diventare maestri alcuni cuochi. L'arte che può entrare al ristorante è invece quella dei pittori, degli scultori, dei design, rendendo più emozionante l'esperienza di stare in un locale. Una scelta che alcuni ristoratori o albergatori hanno fatto da tempo, trasformando i loro locali in vere e proprie gallerie d'arte. Ma non tutti possono permettersi certi investimenti e in fondo non è nemmeno quello che serve. Basta eliminare croste e improbabili riproduzioni di capolavori e mettere alle pareti qualche opera moderna, perché la contemporaneità è quel che valorizza oggi la cucina italiana, anche quella della grande tradizione. Per favorire questo processo, Italia a Tavola scende in campo per fare incontrare l'arte e la cultura con la cucina. Già avevamo a suo tempo ottenuto la nomina di un cuoco come consigliere del Ministro dei Beni Culturali. Ora, sul quotidiano online, su www.italiatavola.net, proporremo ogni giorno l'opera di un'artista contemporanea nella rubrica 1000 artisti a tavola. E questa è solo la prima di una serie di iniziative per celebrare la ristorazione e l'enogastronomia attraverso l'arte, un modo per aiutare anche ad uscire prima dalla crisi.